Buongiorno da San Lorenzo al Mare, ci troviamo qui in compagnia di Gaetano Parise, veronese, oltre ad essere un tecnico di laboratorio biomedico presso l'UOC di anatomia patologia di Legnago, Verona, e anche un amante dello sport e dei viaggi. Da Trieste sta realizzando in solitaria con la sua bicicletta l'iniziativa Due ruote lungo le coste. Ora ci troviamo appunto qui in San Lorenzo, con dietro di noi troviamo la pista ciclabile, e vogliamo chiedere a Gaetano, parli di questa esperienza come un viaggio interiore, ma non solo, è anche un'iniziativa solidale, giusto? Esattamente, sì, percorrere 27 giorni, 3500 km non è solo un viaggio tecnico, fisico, ma anche si è spesso soli con se stessi. E a questo ho affiancato anche l'aspetto solidale, perché io tutti i giorni ho a che fare con una patologia che sta imperversando ai giorni nostri, che sono i tumori, in particolare il tumore al seno nelle donne. E faccio parte di una unità operativa che collabora con l'Università di Verona, e in questo momento stiamo facendo una ricerca genomica sul cancro al seno ad alta aggressività. Non solo, sto parlando anche di, in tutti i posti che frequento, giorno per giorno, di prevenzione. In particolare con il Dipartimento di Prevenzione dell'USL20 stiamo portando avanti anche questo aspetto, perché la prevenzione è la prima cura in questi casi. Certo, sì, quindi si parla di prevenzione, ma anche di ambiente, di cancro legato anche all'ambiente. Certo, perché se ci sono dei fattori genetici, è anche vero che ci sono anche dei fattori ambientali, infatti la scelta della bicicletta è legata al concetto di benessere fisico e comunque di impatto zero nei confronti dell'ambiente. Ho anche delle celle solari che mi aiutano a ricaricare tutta la tecnologia elettronica che ho a disposizione, e questo anche sempre come coerenza nei confronti di questo impatto ambientale zero. Siamo appunto sulla pista ciclabile a San Lorenzo, e dove tu percorrerai gli ultimi chilometri, ormai sei quasi all'arrivo. E ecco, per l'iniziativa hai deciso di avere come associazione di riferimento il Sorriso di Beatrice, appunto per la raccolta dei fondi che verranno interamente devoluti al progetto di ricerca, giusto? Ci vuoi parlare appunto di questo Sorriso di Beatrice? Sì, Sorriso di Beatrice è un'associazione, una onlus della provincia di Verona, con la quale collaboro per questo progetto. E Beatrice è stata una mamma, una moglie che è mancata, non ce l'ha fatta, per un tumore al seno, quindi è proprio un'immagine simbolo del mio giro. E i soldi verranno interamente raccolti e poi devoluti all'Università di Verona. Infatti io non raccolgo personalmente il denaro, ma viene fatto il bonifico da chi dona i soldi in questa associazione. Perfetto, ecco, quindi la ricerca ci dà anche speranza, e so che state andando avanti sempre, e so che tu scriverai un libro al termine di questa esperienza. Sì, questa esperienza porterà alla scrittura di questo libro, dove io parlerò un po' delle mie tappe, e a ogni tappa sarà associata la storia di una donna che ce l'ha fatta. Perché comunque il messaggio forte è quello di speranza, perché se è vero che di cancro si muore, dal cancro si guarisce anche. Per cui la speranza è sempre un'arma vincente insieme alla prevenzione. Ecco, quindi il nostro messaggio è sempre avanti, tanta forza, e grazie a Gaetano e grazie alla ricerca. Ciao, buon proseguimento. Grazie a voi, e alla prossima volta che passerò di qua magari vi penserò questi momenti. Certo, volentieri, grazie.